Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la mazza Bietti. Fucile pesante semiautomatico, fucile pesante a fuoco rapido con un caricatore capiente, efficace per eliminare bersagli multipli a corto raggio, ha una durevolezza ridotta ma costi di costruzione di gran lunga inferiori. Per essere craftato infatti, al posto che le solite 30 di ossidata e 11 di raggio, la mazza Bietti richiederà 8 di raggio, 21 di ossidata e 5 assi. Allora, da dove cominciamo a parlare di quest'arma? Innanzitutto davvero un'arma fantastica secondo me, una di quelle che una volta potenziate difficilmente andrete a riciclare, perché vi piacerà talmente tanto e sarete talmente dipendenti da quest'arma da continuare ad utilizzarla. Questo fucile a pompa si presenta con un caricatore di 8 colpi, una cadenza di tiro molto elevata per essere comunque in pompa e dei danni che sono veramente ingenti e che riuscirete a cogliere anche voi guardando questo video. Ovviamente, essendo un pompa, va utilizzato come tale, quindi ottimo a distanza ravvicinata, praticamente inutile dalla lunga distanza, a media distanza dipende quanto intendiamo, se è comunque una distanza abbastanza breve o se è già più elevata già sarà più difficile colpire gli zombie, in quanto comunque i colpi hanno un tot di dispersione e non riuscirete bene ad arrivare a bersagli veramente lontani. Però in compenso diciamo che quando vi pushano un mucchietto di abietti riuscirete a difendervi a 360 gradi senza l'utilizzo di altre armi. Ovviamente non potete considerare di ottenere un danno ad area elevato come altri pompa tipo il Pulsar 9000, ma per quanto riguarda il DPS sul bersaglio singolo, senza fare troppi calcoli, lo vedo veramente, veramente elevato. Comunque, essendo molto veloce a sparare, molto veloce anche a ricaricare, visto che comunque siamo andati a mettere una perk di velocità di ricarica, quindi di conseguenza molto veloce ad uccidere gli zombie, il critico non sarà neanche tanto difficile e né stressante riuscire a ottenerlo. Quindi anche senza il vantaggio del totalmente rock, vi assicuro che questo pompa rimane veramente eccezionale. D'altronde c'è un motivo se si chiama mazza Bietti, no? Di nome e di fatto quest'arma ucciderà qualsiasi tipo di abetto avrete davanti. Il lato negativo di quest'arma, vabbè, comunque come molti pompa, è la scarsa utilità a lunga distanza. Comunque la difficoltà ad uccidere quelli col frigorifero in mano piuttosto che gli scudieri, ma se avete una buona mira diciamo che questo non sarà un problema. E forse il fatto che comunque spamma veramente tanto veloce e quindi vi troverete quasi sempre a dover ricaricare il caricatore. Però in compenso è molto soddisfacente utilizzarla, quando poi entra il critico è ancora più soddisfacente vedere il danno enorme ed è bello vedere come con questo pompa riusciamo a gestirci vari contesti. Che poi non so se fino a questo punto avrete fatto bene caso al video, ma ovviamente abbiamo messo anche plasmico nella build. E cosa è successo mettendo plasmico nella build? Come vedete, innanzitutto l'arma ogni colpo che spara spreca solo un colpo, ma di fatto comunque spara tanti proiettili. Ecco, sparando tanti proiettili, quindi con un pompa classico ottenere l'effetto a catena diciamo comunque sarebbe abbastanza difficile. In questo caso, sparando tanti proiettili, uno di quei proiettili sicuramente farà quell'effetto catena tanto interessante che a noi piace, no? Poi è vero che il danno non sarà tutta questa esagerazione, ma riuscirà comunque a darci una mano in moltissime situazioni. Adesso siamo passati nella parte dove siamo boostati del video. Ricordatevi inoltre che Salva al Mondo è pieno di fucili a pompa promettenti, ognuno diverso dall'altro, resta solo a voi quale scegliere, quale si addice di più al vostro stile di gioco. Se magari vogliamo un pompa che riesca ad arrivare leggermente più lontano, piuttosto che un pompa più ravvicinato ma che infligge più danni, piuttosto che un pompa lento con tanta respinta, piuttosto che uno che colpisce ad area, insomma ci sono tantissimi fucili pesanti e ognuno che si addice a una maniera diversa di giocare. Nonostante comunque la sua vecchiaia, devo ammettere che questo mazza Bietti mi ha sorpreso in una maniera molto positiva. Percato comunque in una maniera semplicissima, una sola perk di danno critico, velocità di ricarica, elemento energia, livello critico e danni ai bersagli rallentati. Comunque sempre in combinazione all'ultima, visto che anche questa rallenta i nemici. Di che set fa parte quest'arma? Lo trovate semplicemente nel set avvoltoio, quindi ricercabile tranquillamente dal registro, oppure potrete semplicemente trovarlo casualmente da tutti i lama che aprite da qui alla fine della vostra carriera. E la build, ragazzi, penso che comunque sia superfluo specificarlo, è sempre rapace e pallettoni come primario, vantaggio di totalmente rock, quindi i due eroi musicali, proiettili esplosivi, quindi aumento i danni dei fucili a pompa, pronto e carico visto che comunque so sempre a ricaricare con quest'arma, e plasmico all'inizio per comunque aumentare il danno ad area, piuttosto che comunque poi sono andato a cambiarla con una dimensione caricatura
sparatore, anche se per solo due colpi non ne vale assolutamente la pena. Magari ci mettete voi il survivalista piuttosto che la corazza, insomma, gestitevi voi la build, no? Sia in base agli eroi che avete, ma sia anche in base alla missione che andrete a affrontare, è importantissimo. E questo è quanto, ragazzi. Se non avete tantissime armi, se non sapete che pompa scegliere, se non sapete magari o non potete ottenere, perché comunque sono bloccate tramite evento moltissime armi, e vi capita questo ammazzabietti così nell'inventario, beh, potrebbe essere un'ottima opzione potenziarselo. Io spero comunque di avervi fatto capire più o meno com'è l'arma con questo video, spero che il video in sé vi sia piaciuto, ma sotto sotto spero che vi sia piaciuta anche l'arma, in quanto a me è piaciuta veramente tanto. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Sapete che ora è? È l'ora di ricordarvi di inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Vi ricordo come sempre anche di attivare la campanella per non perdervi nessuna novità. Da Kino è tutto, alla prossima, bella bella! West Coast from the mo, putting shit in motion. I've been causing more problems, I've been getting more sins. I just saw my